La sfida si ripete e ci fa tornare a quella finale scudetto persa qualche mese fa e purtroppo a ripetersi anche il risultato. Una gara in equilibrio che si vince anche dal risultato finale, 23-20 con le siciliane avanti per buona parte del match, salvo poi soccombere nel finale, vinto da Salerno. Rimane certamente l'amarezza per la grande occasione, ma la modalità di gioco lascia ben sperare. Ascoltiamo il general manager Calmero Merigno. Noi siamo venuti qui sapendo di venire in casa dei campioni d'Italia. Salerno è un'ottima squadra e l'ha dimostrato anche oggi in campo. È vero che, non per trovare scuse, ma noi abbiamo avuto tra ragazze con l'influenza, siamo venute senza tre ragazzi titolari, una ragazza che sta giocando il mondiale, due ragazze che titolari per motivi familiari sono tornate a casa, ma presto le ritroveremo. Ma nonostante tutto io ero consapevole che la squadra avrebbe fatto un'ottima partita. E sinceramente il mio bilancio era quello: o perdiamo di due o vinciamo di due. Abbiamo perso di tre, quindi diciamo, io sapevo che era una partita tirata. Lavoreremo un po' di più per consolidare ancora di più la difesa. Ci sono stati molti errori di distrazione, di poca concentrazione in attacco, che quelli lì sicuramente andremo a migliorare con il buon lavoro che andremo a fare questa settimana, ma ci stiamo preparando al meglio per affrontare i primi obiettivi stagionali, ovvero quello della Supercoppa a gennaio e poi pian piano la Coppa EHF, la Coppa Italia. E adesso la prossima partita sarà contro il Sassari in casa, sulla carta una partita un pelino più facile rispetto a quella di oggi. Ma cercheremo di, appunto, come ho detto, di consolidare al meglio la nostra squadra, perché sapete benissimo che la nostra è una squadra con nuovi innesti, nuovo allenatore, e non è mai facile quando metti tante campionesse insieme riuscire ad amalgamare soprattutto all'inizio il gruppo.